Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, questo video in realtà non era previsto, però ieri ho pubblicato nella mia pagina Facebook e nei vari gruppi un'altra versione del mio bracciale Biancaneve. È praticamente l'ultimo tutorial che ho caricato qui sul canale. Insieme a questo bracciale ho realizzato in abbinato anche gli orecchini, che sono questi qua. Sono veramente piccini piccini, è molto semplice da fare. Sono partita appunto dal modulo base del bracciale e ho fatto due passaggi in più. Infatti non pensavo di fare il tutorial, però visto che sono piaciuti tanto e tanti di voi mi avete chiesto il tutorial, non potevo insomma non accontentarvi. Per cui passo subito a vedere che materiali ci occorrono per realizzare questi orecchini. Visto che nell'altro video avevamo realizzato il bracciale in questi colori giusto per essere abbinato a Biancaneve, procederemo a realizzare gli orecchini sempre in questi colori. Quindi, come nell'altro video, mi serviranno due colori diversi di Super Duo. Io utilizzo queste colorazioni qua, che sono le Luster Opaque Blu e le Opaque Yellow. Due colori diversi di Rocaille 110 della Miyuki. Io uso queste che sono le Opaque Dark Red e le Metallic Light Bronze. Poi mi serviranno dei cipollotti 4x3, 3x4. Ovviamente Monachella, un anellino per collegare la lavorazione alla Monachella. Come ago utilizzo un numero 12, ma va bene anche un numero 10. E come filo di nylon da 0,16. Allora, dobbiamo partire ovviamente da uno dei modulini del bracciale. Vi lascio nell'info box qui sotto al video il link diretto al tutorial del bracciale Biancaneve, così seguite quello per realizzare il modulino. Bene, appunto, ho realizzato un modulino, mi sono portata ad uscire dalla terza Rocaille 110 dopo la Super Duo, questa. Ed ora metto sull'ago una Rocaille 110, due Super Duo, nel mio caso quelle blu, e un'altra Rocaille 110, e mi devo inserire nella terza Rocaille che precede la Super Duo dopo, cioè questa, e tiro il filo. Adesso, senza mettere niente sul lago, devo ripassare in tutte le rocaille esterne, in tutte le perline esterne, fino a portarmi ad uscire dalla terza rocaille 110 qua sotto. Dopo la Super Duo conto 1, 2, 3 dalla terza rocaille e faccio la stessa cosa che ho fatto qua sopra, inserendo la rocaille 110, le due Super Duo e l'altra rocaille 110. Ok, adesso sto uscendo con il filo dalla seconda rocaille dopo la Super Duo, da questa qua. Metto sull'ago altre due rocaille 110 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo che viene dopo. E tiro il filo, prendo sul lago una Super Duo e mi devo inserire nel foro superiore di quella dopo e tiro ancora bene il filo. Prendo di nuovo due Rocaille 110 e mi devo inserire nelle due Rocaille prima della Super Duo, queste due, e tiro il filo. Bene, faccio la stessa identica cosa che ho fatto per la parte sopra, anche nella parte sotto dell'orecchino. Niente, questi sono gli orecchini terminati. Unico consiglio che vi posso dare io è, prima di chiudere il lavoro, di prendere un ago e di far sporgere un pochettino la seconda rocaille in modo da risaltare di più le quattro puntine della lavorazione. Sì, beh, in realtà è più una questione estetica comunque. Poi nella Super Duo ho inserito l'anellino e poi ho collegato la monachella. E niente, spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto. Spero di vedere qualche versione di bracciale e orecchini realizzata da voi. Fatemi vedere le vostre foto, mi raccomando, che mi fa sempre sempre tanto piacere. E niente, vi saluto, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!